Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli IG Vault. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. Lo so, un episodio della carriera a settimana è troppo poco. Proverò a portarvene due nonostante mi riporti via non so quanto tempo sia nel girare sia nell'editare. Ma mi stanno prendendo talmente bene questi video a tema calcistico che voglio portarne il più possibile. Ma almeno due episodi della carriera proverò a portarli, anche perché andiamo a giocare contro l'Inter in una partita delicatissima. Ho deciso di non cambiare, di rimanere ancora leggenda, perché me lo sento. Possiamo benissimo... Allenatore Inter, a belle parole per il giovane Rashford. Lo volete, ve lo porto in galoppa. Dicevo che non voglio abbandonare la modalità leggenda perché sarebbe una sconfitta. Voglio provare, almeno in questo episodio ancora. Poi se non riuscirò a vincere nessuna potremo decidere di cambiare. Ma la modalità campione la voglio lasciare ancora da parte perché molti si sono lamentati. Voglio riuscirci a vincere la modalità leggenda. Questa prima partita con l'Inter che insegue insieme alla Juve, insieme al Genoa, insieme al Bologna. Dobbiamo superare il Napoli. Tutti i titolari, anche il Gallo Belotti, anche se stanco. Prendiamo la mano a destra, portiamola sulla fronte, facciamo la cresta ed esultiamo come il gallo. Concentriamoci perché giochiamo a San Siro e sappiamo benissimo che il Sassuolo a San Siro non va mai troppo bene. Abbiamo preso, credo, 14 gol in due partite a San Siro, quindi con calma ragazzi, con calma, dobbiamo concentrarci e dobbiamo vincerla. Cos'è? Chi è quello col numero 4 di Zanetti sulle spalle? Chi era quello? Il difensore centrale col 4 di Zanetti? No, ti prego Javier, perdonami, non è colpa mia. Attenzione perché con Dogbia prova a sfondare, Pellegrini riesce a rubare la palla. Possiamo ripartire noi, larghi da Berardi, andiamo da Belotti, oddio, Wayesus. Wayesus col 4 di Zanetti. Javier, perdonami, mi stanno sanguinando gli occhi. Non è colpa mia, non volevo assolutamente. C'è il Gallo Belotti in area, va da Berardi, lo stop e il tiro subito di Berardi di prima, senza stopparla. Dentro così, subito per Marco Piazza che riesce a tagliare la difesa. Piazza, il palo di Piazza subito. Partiamo benissimo in questo episodio, da Dio. Attenzione, c'è Belotti e c'è anche Berardi che da fuori può scatenare il tiro di Gennaro. Siamo partiti carichi, potevamo essere in vantaggio, ma no, ovviamente la sfiga ha deciso di no. Diavara, ancora Diavara, dentro per Belotti che la stoppa. Belotti deve proteggere da Wayesus, potrebbe attaccargli un virus incredibile. Dentro per Mattiello, Mattiello da posizione incredibile prova il tiro, non so perché ho tirato. Belotti riesce a coprire la palla e a farla scomparire, poi Wayesus non è mai stato così forte. Probabilmente il 4 di Zanetti lo sta contagiando. Sì, ma è galvanizzato anche da D'Ambrosio, non può fare queste ripartenze così spregiudicato. Così, attenzione perché con Dogbia vuole andare dentro, Rugani lo ferma, lo mura, poi con Dogbia la riprende, ancora il tiro, Donnarumma la para e ci arriva D'Ambrosio che sembra Maicon. Attenzione, ancora con Dogbia, non l'ho mai visto così forte con Dogbia, indemoniato. Berardi e Donsà. Donsà la vuol mettere sul secondo palo dove c'è Piazza che ci arriva con la testa, la palla lì, Pellegrini, lo stop di testa e il tiro, non ci credo. Attenzione, ancora un indemoniato Maicon, guardatelo! Ma non può fare queste cose D'Ambrosio! Attenzione perché c'è Mimmo Berardi, ancora Berardi, dentro così, a cercare Donsà che riesce a girarsi, Nagatomo però fa muro, la palla però attenzione perché arriva Belotti, adesso Belotti può andare, dentro a Donsà, ha preso il tempo tutto di Donsà, il gol di Donsà, gliel'ha data Belotti e ha segnato Donsà, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo sbloccata, c'era il palo di Piazza che ancora tremava e finalmente riusciamo nell'imbucata, Wayesus questa volta non ci riesce nonostante il 4 santo di Javier, non ci riesce a fermarci, Donsà ci porta in vantaggio. Ci serviva questo gol, ci dà fiducia. Era ora di riuscire finalmente a sbloccarla. Ancora una volta modalità leggenda, impossibile fare gol. Ma adesso non dobbiamo prenderlo, perché non è tanto farlo, è mantenere il vantaggio. Secondo gol in Serie A per Gioffre Donsà. Ancora Donsà, autore del gol che sbaglia clamorosamente. Anzi no, era Diavara, dentro per Condogbia. Passaggi filtranti su passaggi filtranti nel centrocampo dell'Inter. Poi esce come un signore della difesa Romagnoli che sembra Nesta. Dentro così, Berardi, riusciamo ad andare via con Belotti, ancora il Gallo che la porta. Ancora Belotti, affronta Wayesus e questa volta vince lui. Ancora Belotti che porta palla, assist ben in questa partita. Ancora andrà Belotti, dentro per Berardi. La palla forse un po' troppo lunga, però Berardi ci arriva. Sul secondo palo c'è Piazza, lo serviamo, Piazza! E finalmente trova il gol anche lui! 2-0 all'Inter, in modalità leggenda! Ce la stiamo facendo, non mi sembra vero! Ma la palla è bellissima! Belotti da trequartista! Vede Berardi sulla spazza, gliela dà sulla corsa! E Berardi col mancino ci arriva, mette una palla con scritto questo è il gol del 2-0! Questo non lo puoi sbagliare Marco Piazza! Incredibile!
Incredibile, bellissima azione del nostro tridente. 2-0. E adesso manteniamola. Sì, esultiamo tutti. Con calma, può uscire Belotti, può entrare Niang, può entrare anche Robben al posto di Piazza. Berardi va a fare il trequartista e come al solito entra Sturaro per Pellegrini, anche se stanco anche un po' di Avarà. Robben, mamma mia, che bello giocare con Robben sul 2-0 solamente per divertirsi. Ancora Ariel Robben, vuole puntarli tutti. Robben contro Nagatomo, ancora Robben, se la porta sul mancino, prova a tirare, non ci riesce. Robben con il petto, recupera un gran pallone, c'è Niang dentro per Berardi. Berardi prova a servire Robben con il tacco, i due si capiscono, ancora Robben, palla c'è, palla non c'è, palla non c'è proprio. Ancora Candreva, sempre Candreva, la mette Candreva, Donnarumma. Non ci credo, non ci credo, papera di Donnarumma, ma soprattutto avete visto chi ha segnato? Ma che gol abbiamo preso? A parte che è fallissimo su Donnarumma di Banega e poi Jesus col 4. Non ci credo, ma proprio con, fra tutti, proprio Jesus col 4 gli Zanetti. Questa è una bestemmia al calcio potentissima. Hai il primo gol in Serie A, ci mancherebbe altro. 2-1, attenzione, non è finita. Nagatomo, ragazzi, che cosa sta facendo? Non vale, che Candreva a Donnarumma. Non ci posso credere, stiamo soffrendo tantissimo. C'è anche il portiere dell'Inter a saltare. Al 90esimo, 3 di recupero. Donnarumma, prendila questa volta, falla tua. Bravissimo, tienila lì per l'amor di Dio. Fai passare questi minuti. Fai tornare il portiere in porta, non mi interessa. E finisce qui, 1-2. Abbiamo rischiato. Ho temuto tanto, ma è la prima vittoria, modalità leggenda. Anche bravo Berardi, capitano, mio capitano, anche se tifo Inter, esulta a San Siro. E questa cosa non si può vedere, la smettete di riprenderlo, per favore. E ragazzi, la prossima partita è impegnativa, soprattutto di cuore per quanto mi riguarda, perché non c'è una squadra come le altre. Come potete vedere c'è la Juventus e ci sta inseguendo, e quindi non possiamo permetterci di perdere punti per strada neanche contro la Juve. La Juve è a meno 5 da noi, batterla significherebbe allungare a più 8. Direi di far giocare praticamente i titolari tranne Sturaro, perché contro la Juve lui la sente più di tutti probabilmente e quindi vuole fare una grandissima prestazione. Le partite della carriera contro la Juve sono le uniche in cui spero che i bianconeri non escano vincitori dal campo, ma a maggior ragione devo tifare Sassuolo, perché forse mai come adesso è decisivo fare 3 punti contro la Juventus. È decisivo anche uno stop del Napoli, sarebbe il modo migliore per concludere l'episodio. Eh no però, dopo il 4 a Juan Jesus di Zanetti, il 10 di Del Piero non lo si può dare a Aubameyang. Scusate ragazzi, scusate, mettiamo in pausa, ci sono due leggende viventi come Del Piero e Zanetti. E questo gioco li va a dare a Juan Jesus e Aubameyang. Se mai vedrete questo video, capitani, leggende viventi, idoli, non è colpa mia, giuro, 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 scusatemi. Attenzione perché anche Marco Piazza ci tiene a far vedere che la Juve l'ha scaricato con troppa fretta. Diavara, Diavara, ancora Diavara, dentro per Belotti, lo stop, il tiro di Belotti, la traversa del Gallo. Non ci credo, o iniziamo col palo di Piazza o con la traversa di Belotti. Mattiello, un altro ex Juventus, la mette dentro, così, per Piazza, non ci credo. Poteva essere la doppietta di Piazza di testa, cioè doppietta, dopo l'Inter la Juve. Diavara, recupera un gran pallone, e poi c'è Piazza, e possiamo andare. Piazza, attenzione perché Chiellini va in scivolata, ma prende la palla netta. Che intervento ha fatto Chiellini, non è neanche angolo. Non sa, serve, subito Berardi, attenzione perché sono stati decisivi nella partita con l'Inter. Sul secondo palo, Neto ci mette la manona, ma era fuori gioco. E calcio di rigore! Per cosa? Per cosa? Per cosa ci hanno fischiato il rigore? Non l'ho visto. Per cosa ci hanno fischiato il rigore? Ma per questo? Davvero ci hanno dato un rigore per questo? No, ma mi sto vergognando tantissimo. Ma questa cosa non ha senso mai. Belotti, concentrati, perché è importante, anche se regalato. Il Gallo Belotti va dal dischetto contro Neto. Il Gallo Belotti lo spiazza. Sassuolo 1, Juventus 0. Che rigore ci hanno dato? Ma che rigore ci hanno dato? È il Sassuolo che ruba, mica la Juventus. Il Gallo Belotti spiazza Neto dal dischetto. E 1-0 in casa. Benissimo, ancora modalità leggenda, ma te lo meriti. Te lo meriti, hai preso una traversa prima. Hai preso una traversa allucinante, Gallo. Grande così. C'è Zaza che prova a tenere la palla. Attenzione perché Zaza è un ex contro il Sassuolo. Ancora Zaza, la difende molto bene. Se ne va Zaza, vabbè, ma è Zaza o è Cristiano Ronaldo? Zaza, ma guardatelo, che gioco di piedi che sta facendo. Cuadrado, la redà, ancora Zaza. Zaza non la perde neanche se ti caghi addosso.
e poi però riusciamo a recuperarla, riusciamo ad andare via, era più fallo questo che il rigore. Piazza, dentro per Berardi, in ripartenza, Berardi larghissimo, Berardi contro Howedes, perché c'è Howedes alla Juventus, ancora Berardi, numeri su numeri di Berardi, riesce a servire Diawara, che fa sfilare la palla, c'è Sturaro e c'è Mattiello che la può andare a prendere, Mattiello mette il cross per Piazza sul secondo palo, Howedes, ancora lì la palla, mamma mia che rischio per la Juve. No, 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 meno male che esiste Donnarumma, meno male che ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi, Donnarumma, ce l'abbiamo noi. Recuperiamo palla, incredibilmente, Piazza, dentro per Berardi, largo dietro Howedes, che è il punto debole della difesa della Juventus, ancora Berardi, ancora Mimmo Berardi, vuole saltarli tutti, e poi la mette per il Gallo Belotti di testa, il gol del Gallo Belotti, gol è la doppietta del Gallo, servito dal mio capitano. Quando vedo Belotti e Berardi che si abbracciano insieme a Piazza, sono contentissimo. Doppietta del Gallo contro la Juventus. Forse no, forse non era Belotti, forse era Piazza. Esulta il mister, ma chi era? Ma era Pellegrini? Che diavolo era? Mattiello! Ci credo, non ci credo, prima un rigore completamente inventato su cui segna Belotti e poi il gol di Mattiello, il primo gol da quando Mattiello proprio contro la Juve, che ne detiene il cartellino, Mattiello di testa, ma cosa ci faceva lì? Non ci credo, 2-0, modalità leggenda contro la Juve, dopo la vittoria con l'Inter rischiamo di fare il colpo grosso, non al Drago Rosso, ma al Mapei Stadium. Allora io direi di fare dei cambi adesso per preservare un attimino il risultato, voglio provare a schierarmi con il 4-4-2 in linea, voglio provarci perlomeno, Berardi a destra, Piazza a sinistra, anzi no, facciamo così, guardate, facciamo una cosa molto conservativa, molto chic, molto da allenatori di Serie A, mettiamo dentro anche un difensore centrale che è Calabria e poi proviamo a passare a questa difesa qua, Piazza lo schieriamo a destra, Sturaro a sinistra, in modo che può sembrare un 4-4-2, un 3-5-2 a seconda di come lo guardi, perché voglio mettere dentro, facciamo Sturaro, Donsà e mettiamo dentro Pellegrini che da esterno di sinistra potrebbe anche quasi starci, e poi Belotti mi sembra abbastanza stanco, quasi quasi metto dentro Arjen Robben, ma no, metto dentro Niang. Metto dentro Niang per adesso, cambio la coppia di attaccanti, metto dentro Robben e Niang, ah no, ho esaurito le sostituzioni, allora metto dentro solo Niang, scusate. Pellegrini, aspetta la sovrapposizione di Mattiello che sta giocando un'ottima partita, noi però serviamo Niang, attenzione perché Mattiello sta continuando il movimento, però buttati dentro Mattiello, fai qualcosa, ancora Niang che praticamente ha fatto movimento a mezzaluna, ancora Niang prende il fallo, benissimo così, io provo a tirarla con Mimmo Berardi, va Berardi! Oppalala! Che cosa ne stava venendo fuori? Neto deve volare in calcio d'angolo perché Berardi l'aveva tirata veramente bene. Guardiamola, Berardi con il mancino. Aveva cercato il set con la mano di richiamo, ci va Neto. Neto che la gioca corta, ma questa cosa non si può fare. Ma è un retropassaggio a tutti gli effetti, difensori. Ehi, cosa sta succedendo? Niang, attenzione, a porta vuota contro Neto. Tu per tu, Neto, la para. Non ci credo, Niang, cosa mi hai sbagliato? Calabria che deve coprire. Perché Calabria? Come? Calabria? Ma io volevo mettere Caldara, non Calabria. Dovremmo essere quasi salvi. Bellissima palla di Aubameyang. E come al solito, all'88esimo prendiamo gol. Perché non riusciamo a mantenere la porta inviolata. Non ci riusciamo. Ma chi è Driussi? Pjanic per l'ultima speranza della Juve. Mette la palla dentro. Donnarumma esce con i pugni. La fa sua. Dobbiamo andarci noi. Sì, sì, Piazza. Sì, Piazza. Portala a te. È finita. Abbiamo vinto anche contro la Juve. Prima l'Inter, poi la Juve, più 8 sui bianconeri. E adesso incrociamo le dita, vediamo che cosa ha fatto il Napoli. Sì, sì, ringraziamo Allegri. Ciao, ciao Max, torna pure a casa tua. Abbiamo vinto noi, Berardi che esulta. Prima con l'Inter, poi con la Juve. Pjanic, mi dispiace, anche quest'anno non vince lo scudetto. Niente da fare, il Napoli ha vinto. Rimaniamo comunque a meno 2. E adesso ragazzi c'è la Champions League. Siamo primi nel girone. Credo che una vittoria basti per confermarci. 9 punti dovrebbe essere sufficienti. Come al solito però salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network e a tutti i canali di Brilles, iscrivetevi dappertutto. E l'ultimo Instagram like è di Mauro Pinna. Ciao Mauro, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto.